Buongiorno ragazzi, ci siamo appena svegliati, diciamo abbastanza di corsa perché abbiamo avuto, allora praticamente noi ci dobbiamo andare oggi da questo posto. Alle 9 dovrebbe venire a prenderci, 9, 9 e mezzo, dovrebbe venire a prenderci il taxi per portarci al porto. Allora abbiamo ricevuto una chiamata 3 minuti fa, 5 minuti fa massimo. Quello della reception ci diceva: c'è un taxi fuori che vi aspetta, c'è un taxi fuori che vi aspetta. Allora mi sono alzato veloce, mi sono vestito, sono andato scappando e gli ho detto: scusami, ma il taxi è già fuori, non doveva venire alle 9? No, 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 mi scusi, ho sbagliato camera. Poi dici che non gli devi tirare i pugni. Vabbè, adesso ci siamo alzati, comunque la sveglia sarebbe suonata comunque ora alle 7:30. Quindi ci siamo alzati, ci stiamo sistemando per andare a fare colazione, finire le cose e poi andare a prendere il nostro vero taxi. Siamo finalmente pronti, adesso andiamo fuori al lobby, la reception, e aspettiamo là il taxi che dovrebbe venirci a prendere verso le ore 9, 9 e un quarto, massimo 9 e mezza. Se poi ritarda, stiamo nella cacca, dobbiamo chiamare l'agenzia, dobbiamo dire: scusami, giovane, il taxi, noi poi prendiamo il traghetto. Sì, perché non prendiamo l'aereo questa volta, ma prendiamo il traghetto. Quello che fa così proprio. È lui. Quindi, siamo sul traghetto, adesso si parte. Prossima destinazione Phi Island. Sì, proprio le isole dove si fa la pipì, quella. Niente da stare dentro, è andata a finire che ci siamo trovati fuori sul ponte, in mezzo al mare, all'oceano, alla giungla, vedete? Così, random. Cos'è da dire? Non vedo l'ora di arrivare. Manca un'altra ora e un quarto, è 10 credo. Raga, sembra tipo se stiamo andando sull'ultima isola di Uncharted, quella dove poi succede il macello, tipo qualche cosa con Bradro. Meglio ancora Monkey Island, bellissimo. Siamo arrivati sull'isola, l'isola è bellissima. C'è questa strada che è piena di negozi e ristoranti, bellissima. C'è qui dietro quello dei pirati dove sicuramente andremo a mangiare. L'unica cosa è che siccome ci hanno sparato dei prezzi allucinanti per andare al nostro hotel, ci vogliono tipo mezz'ora di barca, dobbiamo aspettare alle 3 per prendere il traghetto. E sono l'una e mezza, 2:20, quindi dobbiamo aspettare abbastanza. Quindi adesso andiamo a mangiare e poi non lo so. Come avevo detto, c'era un po' di casino prima. Siamo arrivati finalmente su Phi Island, l'isola è bellissima. Però siccome dobbiamo aspettare il nostro traghetto che ci porta in hotel, che va a parte alle 3, 3:30, non abbiamo preso il longboat perché siccome c'erano le onde alte sparavano dei prezzi altissimi, sparavano proprio tipo 10 volte di più quello che abbiamo pagato noi. Siamo venuti in questo posto bellissimo che si chiama Mango Garden, credo, che fa tutte cose col mango e già lo amo, sento un profumo, adesso mangiamo, appena arrivano i piatti ve li faccio vedere. E raga, guardate i piatti che ci hanno portato. Vedete qua, tre mango, è bellissimo, questo è il mango sticky rice con quell'alcol. Buon pranzo. Guardate, è arrivato il dolce di grazia anche. È un waffle con la banana, questo è tutto Nutella, enorme. Vado, io lo adoro, è buonissimo comunque questo. C'è la mozzarella e l'origano che non mangiavamo da secoli. A dopo. Sono arrivate le, che ore sono? 4:30, 4:30. Dall'1:30 che stiamo aspettando di partire perché è successo un casino. C'era un casino, il traghetto, poi i cambi, tutta una serie di cose. Sono arrivate le 4:30 e noi siamo ancora qua. Siamo state al porto 2 ore in piedi. Anzi no, 2 ore, dalle 2:30, 3:30, 4:30, 2 ore in piedi ad aspettare. Niente, adesso per fortuna siamo sul traghetto che ci condurrà all'hotel. Abbiamo la camera 510, siccome è un resort credo che ci sarà da parecchio da camminare per la nostra camera. Comunque speriamo bene, dopodiché credo ci andiamo a buttare nel mare e basta, cioè moriamo là. Siamo finalmente entrati nel nostro hotel dopo ore. Allora, innanzitutto l'isola è stupenda, il resort è bellissimo e il manager del resort è decorato.
Non so come dall'altra parte del mondo, disperso sull'isola deserta, così, il resort più in culone dell'isola che sta, il manager è decorato. Ha iniziato a parlare in barese, ci ha chiesto di ruvo, di terlizzi, legume read, tutte le cose così. Così le troviamo in giro le persone. Comunque adesso ci rilassiamo un attimo, tra 10 minuti dovrebbero arrivarci le valigie, sistemiamo un po' le cose. Dopodiché credo che forse andiamo al mare o comunque alle 8 inizia sulla spiaggia uno spettacolo con il fuoco stupendo che dovete per forza vedere assolutamente. Nel frattempo vi faccio vedere la camera come sempre. Questo è l'ingresso, abbiamo la camera 510 in culo al mondo. Vabbè, e questa è la camera, questo è il bagno, questa è la doccia bellissima, molto abbastanza fiu. Qui c'è il water, qui ci sono tutte le cose, ci sono i bicchieri, gli shampoo, i saponi, gli shampoo, il bagno schiuma. Le cuffiette per la doccia, credo. Lo spazzolino col dentifricio, gli asciugamani, il phone e tutto quello che serve. E qui abbiamo le tisane, il cos, qua let, grazie soap. E questa è la veduta bruttissima che c'è, cioè bruttissima, carina, che c'è dalla nostra finestra. Però poi se usciamo fuori da qua, vediamo la veduta bellissima, vellutissima, vellutate ai funghi. Adesso questa cosa me la posso staccare. No, non si stacca più. Ok, si è staccato. Vediamo cosa fare e boh, e poi la facciamo la cosa. Adesso sono i vari piatti, il pad thai tipo col pollo, i noodles grossi che sono buonissimi e il pollo fritto. Si mangia e ci si va e ci si becca dopo per lo spettacolo col fuoco. Raga, so che non mi vedete, però siamo alla ricerca della nostra camera. Perché qui praticamente è praticamente una città questo resort. E allora te lo devi girare tutto, c'è la macchina che ti accompagna. Però siccome volevamo fare una passeggiata, non sapendo, siamo andati a piedi. Stiamo camminando da 10 minuti, siamo ancora non si sa dove, dispersi nel mondo con una cosa che è schifo, che mi stava toccando. Siamo dispersi nel mondo, non si sa se questa è la strada giusta, non sappiamo dove siamo. Ci sono delle mappe, delle indicazioni, però niente di chissà che cosa. Speriamo di arrivare il prima possibile alla camera. Siamo tornati per fortuna in hotel. Abbiamo trovato un altro italiano che ci ha accompagnato. E niente, abbiamo visto lo spettacolo. Siamo andati a mangiare a Jasmine numero 1, si chiama il posto. Dopo siamo andati a vedere lo spettacolo di quei ragazzi che erano bravissimi. Infatti ci abbiamo... Bellissimi anche! Vabbè, gli abbiamo lasciato anche ovviamente un'offerta perché erano bravissimi. E adesso siamo tornati in hotel per dormire. Domani mattina andiamo a visitare la cittadina, diciamo, principale, che poi è l'unica cittadina che sta... a Phi Island, e nel pomeriggio relax al mare, tranqui funky, everybody in the world, andiamo a comandare, tutto molto interessante. Altro da dirvi, l'isola è bellissima, ci vediamo domani, vi auguro buonanotte. Grazie.